Per diventare considerato, diciamo, ultra ricco in Italia basta possedere 1,5 milioni di dollari. Per qualcuno potrebbe essere solo, per qualcuno potrebbe essere grazie al piffero. Però questo numero è inferiore, per esempio, a quanto richiesto per diventarlo in Francia, nella nostra vicina di casa, oppure nella poco più lontana Spagna. L'Europa è conscia di queste problematiche qui ed è il motivo per cui hanno creato non soltanto l'unità dei lavoratori, la rivoluzione industriale, quindi la creazione di questa nuova massa, no? COVID-19 can be characterized as a pandemic. First death being reported now from Karnataka. A public health emergency. Pensa che per diventare considerato ultra ricco, comunque nella fascia alta che possiede la maggior parte della ricchezza in America, sono considerati richiesti qualcosa come 5 milioni e in tutta la zona asiatica meno, ma è considerata la zona in cui nei prossimi anni si vedrà un incremento assurdo di queste numeriche. Per darti delle statistiche, si dice che dal 2024 al 2025 il numero di queste persone crescerà a livello globale del 27% rispetto alle numeriche attuali, cioè significa che la ricchezza sempre di più sta venendo generata. Questo è un ragionamento molto semplice, perché se la popolazione aumenta, se bisogna offrire beni e servizi, ovviamente c'è qualcuno che li offre e ovviamente c'è qualcuno che li beneficia, e ovviamente c'è un'economia che ci gira intorno. Quindi quando le persone tendono a dire che non ci sono opportunità o c'è crisi o non c'è denaro, in realtà quando una persona studia il crescere di un'economia sa perfettamente che quando si parla di economia globale come economia locale come economia nazionale, un crescere di un'economia non toglie a qualcuno per avere a qualcun altro, bensì crea valore e crea benessere per un grande numero di persone, ovviamente sempre in aumento se l'economia è sana. Pensa che nello stesso lasso di tempo il numero di miliardari a livello globale crescerà del 27% secondo le statistiche. Quando ti incuriosisci a quanto costa, per esempio, diventare il 5% degli italiani e guardi quant'è lo stipendio, diciamo comunque l'incasso, che poi non è uno stipendio, magari che devi guadagnare, è molto interessante comprendere come nella testa delle persone questo sia complesso, quando nella realtà è solamente molto impegnativo, ma si può fare. Parliamo di distribuzione di ricchezza all'interno del panorama italiano. Una famiglia media in Italia degli ultimi 20 anni ha avuto un incremento del 3% a livello nominale, 1% a livello reale, quindi considerando l'inflazione, per quanto riguarda le proprie entrate familiari, quindi non solo di una persona ma di due persone, con un reddito medio che si aggira intorno in Italia a più o meno 33.175 euro. Quindi puoi farti benissimo i calcoli di qual è lo stipendio medio in Italia, puoi anche qua, diciamo, farti le tue considerazioni un paio di ricerche online in maniera molto lineare. È semplice anche notare come tra la fascia alta delle persone che hanno un alto reddito sia aumentato a punti percentuali quanto è il loro reddito, ben di dai 3 ai 4 punti percentuali, mentre nella cosiddetta classe media, quindi circa il 50% della popolazione, purtroppo questo reddito non è aumentato negli ultimi 20 anni, quindi a livello di punti percentuali si dice che addirittura possa essere sceso dallo 0,5 all'1%. Un fattore ovviamente da tenere in considerazione è quando si parla di ricchezza, dire la patrimonialità delle persone, cioè quanto posseggono concretamente le persone, perché se lo stipendio come un parametro di flusso, la ricchezza è un parametro stock, cioè vuol dire di magazzino, cioè vuol dire di quanto quella persona possegga. Molto diverso è comprendere le due differenze. In particolare quando si parla degli ultimi anni e si parla di inflazione, è interessante ragionare come un lavoratore dipendente, dove in Italia spesso il salario minimo non cresce, è uno stipendio fisso e la norma ovviamente venga più affected, venga più colpito da quella che è l'aumento dei prezzi. Perché? Perché dal momento in cui io non ho il controllo come dipendente di quanto guadagno, è ovvio che posso farci poco. Quando io invece sono un proprietario di azienda, quando io invece sono un libero professionista, quando io invece sono proprietario di partita IVA o comunque sono un imprenditore, quello che sia, posso controllare, posso variare i prezzi, posso adeguarli per esempio ai tassi di interesse, posso giocare con i finanziamenti, posso fare delle operazioni che mi permettono di ovviamente fare hedging, quindi proteggermi dall'inflazione aumentando i costi o comunque andando a strutturare delle operazioni strategiche, marketing, vendite, tutto quello che sia un'infrastruttura aziendale che mi permette di andare a combattere l'aumento dei prezzi. Quindi è chiaro che una persona deve scegliere, deve capire se vuole essere protagonista o non vuole essere protagonista, perché ogni cosa porta i suoi pro e porta i suoi contro. Quindi potrebbero dire non è giusto, ma il mondo non è né giusto né sbagliato, il mondo è quello che è, e quando uno studia la storia comprende meglio le dinamiche e cerca, diciamo, di muoversi tra le fila della società, cercando
ovviamente di fare del bene, cercando ovviamente di contribuire il più possibile al benestare di altre persone. Il 20% della popolazione possiede, diciamo, un qualcosa come il 72% della ricchezza. Poi c'è un successivo 20% che ne possiede circa un 15,6% e ne rimane un 12,4% che è nelle mani, purtroppo, del 60% delle persone. Ora ho messo un purtroppo, ma come ti ripetevo prima, non c'è un giusto e uno sbagliato, e bisogna uscire dall'ottica che il mondo dobbiamo cambiarlo a livello, come dire, collettivo per forza di cose. Cioè significa che dobbiamo ovviamente fare cose per il benessere altrui, dobbiamo ovviamente contribuire al mondo, all'avanzamento del benessere collettivo, ma è inutile essere delle maledette vittime. Quindi per cortesia, lo scopo di questo video è di farti vedere delle numeriche affinché tu ti possa rendere conto a che gioco stai giocando, ok? E un'altra statistica interessante è vedere come il 10% della popolazione a livello patrimoniale possiede 7 volte la ricchezza che il 60% della popolazione possiede. Ora è ovviamente logico e ovvio dire che ci sono paesi come per esempio i paesi scandinavi dove la situazione è diversa, dove c'è stata una politica molto strutturata su comprendere che il benessere della classe, diciamo, più abbiente è collegato assolutamente con il benessere della classe più abbiente, quindi ci sono politiche di welfare e comunque una psicologia di fondo molto diversa da quella che si trova per esempio in Italia, in Francia, in Inghilterra e in altri paesi, diciamo, del blocco UE. Interessante notare come ovviamente il ragionamento poi si porta sulla politica, quindi la politica quando deve operare dei cambiamenti a livello economico-finanziario deve operare dei tagli. Qua si parla di destra, si parla di sinistra, si parla di centrodestra. Insomma, la tematica della disuguaglianza è sempre rimasta un tema centrale e ovviamente porta con sé le sue problematiche come la disuguaglianza sociale e le diverse opportunità. Quanto è vero secondo te che la disuguaglianza deriva dall'istruzione? Quanto è vero allora che gli stati stanno investendo in un'istruzione diversa? Quanto è vero che l'istruzione fornisce alle persone di classi, alla fine di qualunque classe, perché alla fine la scuola, a meno che chi va alle scuole private, ma la maggior parte della gente va alle scuole pubbliche, perlomeno in Italia, riceve la stessa formazione, riceve circa le stesse possibilità. È vero che la gente ad oggi ha le stesse possibilità? È vero che il welfare in Italia davvero funziona? Queste sono domande ovviamente interessanti e che dovrebbero portarci tutti quanti a fare delle riflessioni e a capire quanto le cose sono come sono, a quanto noi possiamo cambiarle, a di chi è la responsabilità, a quanto noi possiamo contribuire al miglioramento del mondo, quanto noi possiamo davvero fare qualcosa per aiutare le persone di fondo. Perché alcuni sostengono che bisognerebbe tassare di più i ricchi, però le tasse che vengono tolte ai ricchi vanno davvero ai più poveri? Vanno davvero ad aiutare il welfare? Magari sì, magari no. Lo scopo di questo video ovviamente è darti informazioni, farti riflettere e ovviamente nei commenti sentire la tua opinione, sentire quello che tu pensi, sentire quello che tu faresti se fossi in politica, perché alla fine tutti siamo gli allenatori delle squadre di calcio, corretto? Alla fine tutti siamo capaci a fare i politici, però di fondo quanto ne sappiamo?